Dal lunedì 18 maggio anche a Prato riapriranno ristoranti, parrucchieri e centri estetici. Restano da decidere le linee guida alle quali dovranno conformarsi gli esercenti per garantire sicurezza al personale e ai clienti, ma intanto il sindaco Buffoni accoglie con favore la ripartenza di queste attività, come richiesto in queste settimane di trattativa con il governo. Senza agitarsi, senza fare troppa confusione, che non aiuta mai, lo abbiamo già visto in passato, fare troppa confusione, agitarsi troppo non sempre aiuta in situazioni delicate come queste, siamo riusciti ad ottenere quello che era una roba che era di buon senso. Adesso però la battaglia si sposta sul sostegno economico da dare a queste imprese che hanno sui loro conti il peso di 3 mesi di chiusura forzata. Cancellare il costo della Tari maturato in questo periodo di lockdown sarebbe importante, nonché giusto, dato che le attività non hanno prodotto alcun rifiuto, ma è un provvedimento che il Comune può attuare solo se il governo interverrà su tale imposta che è completamente a carico dell'utenza e deve avere come saldo zero. Il rischio è che se li tolgo a loro caschi su una famiglia, caschi su una professione, magari sugli studi professionali, caschi su chi invece ha sempre lavorato. No, quella è proprio un'attività che deve essere completamente tolta. Da qui la decisione di Buffoni e di altri primi cittadini di scrivere al Premier Conte affinché metta a disposizione un fondo che permetta di compensare 3 mesi di Tari cancellata per le attività chiuse. Secondo ARERA, o l'Autorità di Regolazione per l'Energia, Reti e Ambiente, la cifra stimata a livello nazionale è di 400 milioni di euro. Perché è davvero una questione di, credo, di giustizia e di correttezza. Vediamo quello che succederà.